È un ruolo che mi lascia esprimere tutto in palcoscenico, passionale, che mi sfogo contro Iddu io. E si può fare quello che non si fa nella vita vera, no? Un po', diciamo. Sarà capitato a alcune persone morire per passione e io lo posso esprimere in palcoscenico, è una cosa che mi sta nel cuore. Io vedevo Cavalleria Rusticana come un ruolo molto lontano, ma questo anno ho avuto il mio debutto del Don Carlo a Colonia, che è andata molto bene, ho scoperto un bel ruolo, e poi subito ho avuto l'offerta di Cavalleria Rusticana in Svizzera, Yverdon-les-Bains, per la comunità siciliana. E ho scoperto questo ruolo che mi sveglia, alimenta la fame che ho per dare al pubblico. L'addio alla mamma, io mi metto nella situazione, provo di pensare come sarebbe per me dire addio alla mia mamma. È una cosa terribile, io già di pensarlo mi viene un qualcosa. Mia mamma è nel Cile ora, io sono dal sud, perché questa opera parla del sud, del Latino America, Cile, fine del mondo, no? L'ultimo paese del mondo. E quando penso a questo, non è solo un canto, penso che è una comunicazione, è un portare i sentimenti in palcoscenico e riuscire ad arrivare al pubblico, penso che sia la cosa più difficile. Io mi sto emozionando, non va bene. Mamma! Mamma! Quel Dio è generoso! E certo oggi troppi di tieri ho scappannati, vado fuori.